Pensa te, com'è Pensa andata te, la com'è storia? andata alla fine? Ma perché doveva uscire con Roberta adesso? Ecco, questo è quello che pensa lei. Invece io non gli chiedo nemmeno di uscire. Ma infatti basta. Io non sarei né uscita né avrei ricominciato a sentirti perché non. Va bene così, Maria, tanto. Quello che ho visto non mi è piaciuto proprio. Ma cioè, l'idea che lui dopo una settimana, che dire che... 10 giorni di vederlo e immaginare che stava un'altra, a me mi ha fatto schifo, ti dico la verità. Mi ha fatto proprio schifo. Nulla togliere a lei. Però neanche un messaggio. Ma io non ero il tuo fidanzato, che ti ho tradito. Ma che significa? Questa è una questione di rispetto, di rispetto per le persone. Fino a una settimana prima c'ero io con te a Salerno. Ma se ti chiamavo, Robè, ascolti, io ti chiamavo, rischi, le ce le hai o no? Mi pare che le tengo, come non le tengo. Non mi pare tanto, perché si rischia nella vita, pure ti prendi i pali, sai quanti ne ho presi io? Ma figurati, me lo dici a me. Però l'ho fatto sempre perché sentivo qualcosa, perché ci credevo, io ti ho dato tutto. Non mi puoi recriminare niente perché ho recriminato tutto qualcosa. Bene, non c'è una cosa che la colpa me la sono messa io, mica l'ho data a te. Bene. La colpa me la sono data io, mica l'ho data a te. Ho capito, quindi però non la do a te è la questa colpa. Ormai. Te lo sei voluto tu. E va bene così. Posso dire una cosa, Maria? Io sono senza parole, veramente, senza parole. Veramente, qual è la parola che dovrei utilizzare?